Benvenuti in questo nuovo video. Quelle che avete visto all'inizio e quelle che state vedendo adesso sono le immagini di una bella montante. È avvenuto tutto nello stesso giorno. Sono riuscito quindi a fare un bel filmato anche con la Sony ZV-E10, che restituisce delle immagini molto più dinamiche e non piatte come succede con la Action Cam. Grazie a queste immagini potremo affrontare un argomento che ancora non avevamo approfondito abbastanza qui sul canale. Ovvero, vale la pena preparare l'attrezzatura, controllare le condizioni meteo per poi affrontare una mareggiata così forte? La domanda e la risposta a questa domanda me la sono fatta anche io e vi risponderò in questo video in maniera tale da darvi anche qualche indicazione su come farlo, se farlo e quali sono i sì, i no, i pro ed i contro. Proverò ad affrontare proprio questo tema e partiremo proprio da quello che è la considerazione principale, ovvero le previsioni meteo. Vediamole insieme. Quello che consiglio di fare è verificare attraverso un'app, io uso Windfinder, quelle che sono le condizioni meteo, specialmente del vento e come sono esposte le spiagge che vorremmo frequentare. Ne guardo diverse, cerco di capire qual è quella che potrei utilizzare, o meglio andare a provare, e così metto tutto nel cofano e via, parto. Il viaggio sarà breve perché le spiagge che ho deciso di provare, quindi gli spot che ho deciso di provare, sono vicini. Ed una volta arrivati mi trovo davanti questa condizione. Wow! Mare a 3000 e vento fortissimo, come da previsione. Ci proviamo ugualmente, ma non sarà facile. Con l'oscurità non era semplice valutare quanto fosse forte la mareggiata, ma la mareggiata effettivamente quel giorno era davvero forte. Con le prime luci del giorno ci si rende conto di quanto fossero alte le onde e come era difficile affrontarle. Non per questo però mi sono dato per vinto. Quindi la domanda è, conviene andare a pescare con le condizioni difficili come in questa particolare giornata oppure è meglio lasciar stare? Affronteremo i sì ed i no, quindi vedremo i pro e i contro di questa battuta di spinning, ma prima vediamo com'è andata brevemente e poi affronteremo questo argomento. Come sentite e vedete, ci sono condizioni davvero difficili, ci vorranno degli artificiali pesanti. Uno degli artificiali che in queste condizioni risulta essere catturante ed utilizzabile è il Tide, questo bel bestione. Vediamo se è lanciabile a tal punto da permettermi di pescare nonostante, eccola qua, una bella mareggiata in corso. Siamo con una fase montante, vediamo se un mezzo lancio sono riuscito a farlo. È complicata, ragazzi, ma ci proviamo ugualmente. Il pesce, insistere è stata una cosa ottima. Ha catturato un primo serra, si è slamato qui nell'onda e si è spenta pure la GoPro, ma questo mi fa ben sperare che ce ne possano essere altri.
Quindi si continua. Insistere è stato buono, nonostante le difficoltà iniziali. Come vedete, il mare è formatissimo, davvero formato, con vento e tutto il corredo necessario a creare condizioni per una mareggiata abbastanza potente. Vediamo se ce ne sono ancora, Serra, credo di sì. Abbiamo una finestra temporale forse di una ventina di minuti per provarci prima che si alza assai il vento. Benissimo, non ci rimane che andare a provare dal vivo se conviene o meno andare a pescare in queste condizioni oppure no. I sì, i no, i pro ed i contro verranno analizzati dal vivo mentre sto pescando in questo stesso video. Ok, andiamoli a vedere insieme. La domanda a questo video è: si può pescare in queste condizioni? La risposta è sì e no. Allora andiamo a vedere i sì e poi vediamo i no. Allora, possiamo pescare in queste condizioni se siamo abbigliati bene, ovvero se abbiamo l'attrezzatura adatta come vestiario. Vi faccio vedere. Io in questa bella giornata, avete visto che belle ondazze, ho il Waters, eccolo qui, con gli scarpini da sub. E oltre a proteggermi dalle onde e permettermi di avvicinarmi all'acqua, come vedete, così, ecco qua, e prendere qualche onda in faccia, permettono anche di pescare e riuscire a stare in pesca, però nello stesso tempo permettono di rimanere asciutti e stare in sicurezza, ma soprattutto nella stagione invernale di stare al caldo. Quindi prima cosa l'abbigliamento. Serve anche una giacca resistente agli spruzzi, waterproof, e ce l'abbiamo. E naturalmente bisogna coprirsi bene il capo, perché il freddo, vi assicuro che nonostante oggi c'è un po' di sole, che è arrivata adesso, prima non c'era, fa davvero freddo. Ok, veniamo all'attrezzatura. Minimo una canna da spinning medio. Sto pescando con la Frims, c'ho un 4000, il Flex Seller della Daiwa, ma soprattutto gli artificiali. Da preferire, io pesco spesso con i long jerk, ma in queste condizioni diciamo che vi straconsiglio, perché riusciamo, come vedete, a sentirli e comunque a gestire sia il lancio controvento che le forti correnti che ci sono. La cosa naturalmente ancora più essenziale, guardate che bestioni di onde, eccoli qua. Artificiali come questo da 160, 170, 175 come il Tide permettono praticamente di stare in pesca e di fare anche delle catture, sì. Perché la terza domanda è: conviene venire a pesca in questo frangente con onde così alte, mare forte, formato, correnti? La risposta è di nuovo sì e no. Se troppo troppo forte non conviene, non riusciremmo a stare in pesca. Se le condizioni invece ci rendiamo conto che permettono di lanciare, di cercare, di avvicinarci abbastanza per non rimanere fuori da quello che è la strike zone, allora sì, potete venire tranquillamente e pescare. Veniamo ai no. Non avete l'attrezzatura adatta, avete solo degli stivali corti? No. Vi bagnereste e non riuscireste a stare in pesca e dovreste continuamente stare a scappare dalle onde. Non avete un giubbotto waterproof? Lasciateci perdere, perché vi bagnerete sicuramente fino al midollo e non sarebbe confortevole venire a pescare. Sentite che vento forte, copritevi bene anche la testa. Prendere un malanno non ci vuole niente. E quindi no, se non siete abbigliati bene. Non avete l'attrezzatura adatta? Sarebbe frustrante non riuscire a lanciare l'artificiale, se non l'abbiamo ancora peggio, nemmeno l'artificiale, oltre quello che è praticamente il primo, magari il secondo frangente, molto difficile, e quindi non riusciremmo per niente a stare in pesca. Ok, questo è secondo me. Vi faccio vedere anche la cattura che ho fatto, perché si riesce anche a catturare, il sì ed il no. Quindi credo che si possa tranquillamente venire a pesca se
In queste condizioni siamo abbigliati bene, attrezzati bene, abbiamo la possibilità di rimanere in pesca tranquillamente, quindi farci una bella pescata nonostante il vento, le onde e tutto quello che stiamo vedendo qui in questo video. Ok, quindi è sì ed è no, ma è sì se ci piace lo spinning, perché queste sono le condizioni belle con le quali confrontarsi con il mare. E se si riesce a prendere un pesce, anche come ho fatto io, non ho concluso il video, ma l'ho catturato, è molto, molto soddisfacente. Ok, questo video lo chiudiamo qui e ci vediamo magari alla prossima con qualche cattura in più, e spero di riuscire a farmi anche la scaduta che verrà da questa mareggiata. Ok, faccio qualche altro lancio e ci vediamo alla prossima. We'll be right back.